L'Italia non può pagare un prezzo di una scelta di politica anti-industriale. Genova non può pagare il prezzo di una riconversione che abbiamo già pagato. Nel 2005 i dipendenti di Ilva erano circa 3.000. Oggi abbiamo 1.016 dipendenti in ArcelorMittal, 280 lavoratori in Ilva in amministrazione straordinaria. Dall'accordo che abbiamo sottoscritto il 6 settembre 2018 abbiamo perso 250 lavoratori che hanno preso l'incentivo all'esodo, alcuni si sono ricollocati, alcuni hanno preso l'incentivo all'esodo ma sono incerte le occupazioni. Quindi questa è una scelta dello scudo penale e il governo ha dato un alibi a ArcelorMittal in un contesto sicuramente difficile, perché è vero che c'è un calo nella richiesta dell'acciaio, è vero. È vero che il problema di ArcelorMittal non è solo lo scudo penale, ma c'è un problema di tenuta in Italia rispetto alla siderurgia con le prescrizioni fatte ad Alto Forno 2 a Taranto. Lo dico perché c'è un problema di carattere nazionale e che, come dire, deve essere condiviso alla conoscenza di tutti, perché il futuro è la siderurgia e tutti i siti in Italia, che sono Palermo, Milano, Novi e quant'altro. Allora, Genova non può pagare il rischio, il prezzo della riconversione, e non è un problema di accordo di programma, perché noi dal punto di vista di reddito abbiamo un accordo di programma, quindi la prospettiva non è garantire alle persone tramite l'accordo di programma sostentamento a reddito, perché questo c'è e lo rivendicheremo in tutte le salse e in tutti i luoghi. Il problema è capire qual è la prospettiva industriale di Genova. E, come dire, noi siamo pronti a fare una battaglia che riguarda l'Italia, ma che riguarda lo stabilimento di Genova. L'ultima cosa, lo diceva anche Bruno, è un dato certo. Noi faremo una battaglia, dovremo fare una battaglia di Genova, una battaglia della regione Liguria. A Genova e in Liguria abbiamo 3 stabilimenti fincantieri, abbiamo un portafoglio ordini importantissimo. ArcelorMittal ha come fornitore per scelta Fincantieri ha scelto, come dire, ArcelorMittal come fornitore. Con un portafoglio ordini così importante, il rischio è che non si consegneranno le navi, che ci possa essere uno slittamento, perché se non arriva l'acciaio bisogna che ArcelorMittal decida di acquistare l'acciaio altrove, e probabilmente nei tempi di consegna delle navi più belle del mondo, come dire, avremo qualche problema. Quindi innanzitutto dobbiamo guardare a queste persone che sono qua dietro, sono presenti oggi, 1.300 dipendenti diretti tra Ilva e ArcelorMittal, più tutto l'indotto, e l'indotto parliamo di migliaia di posti di lavoro con autotrasportatori, con quello che riguarda il tessuto genovese, di commercianti e quant'altro. Quindi noi siamo per fare una battaglia della città, e quindi l'idea che abbiamo è quella di fare una manifestazione. Ora decideremo come film, Fion e Will quando farla, perché intanto vogliamo capire cosa succede oggi con l'interlocuzione tra Conte e l'azienda, ma abbiamo intenzione di fare una manifestazione che coinvolga tutta la città, una manifestazione modello Fincantieri, che ha permesso di dare una visibilità importante e ha permesso di continuare la produzione delle navi a Genova, a Riva Trigoso e a Muggiano. Quindi questo lo faremo nelle prossime ore, ma sappiate che i lavoratori di Genova sono pronti a dare battaglia da subito. Grazie.